Su questi argomenti che noi stiamo discutendo, abbiamo raccolto le opinioni di alcuni membri del Parlamento che adesso possiamo sentire. No, c'è una conseguenzialità, è evidente che per assicurare per esempio stabilità al governo occorre che il capo del governo, che il Presidente del Consiglio, non sia tratto fuori dal forcipio della partitocrazia, ma venga nominato dal Presidente della Repubblica direttamente. Ma perché il Presidente della Repubblica possa nominare direttamente il capo del governo, occorre che il Presidente della Repubblica a sua volta non sia servo della partitocrazia, ma sia eletto direttamente dal popolo. Ecco i lineamenti di una Repubblica presidenziale moderna, aggiungendo che il Parlamento stesso deve essere liberato dalla servitù alla partitocrazia. Allora noi vogliamo una sola Camera che al 50% sia rappresentativa delle forze politiche liberamente elette e per l'altro 50% sia rappresentativa delle categorie del mondo del lavoro e della produzione.